Monica, tu sei una persona riservata, no? Nel senso che io ho scoperto dopo circa un anno e mezzo che tu, non so, venivi da me come allieva, ma a tua volta avevi fatto un corso di formazione insegnanti. E dopo circa 3 anni ho scoperto che facevi la regista e che avevi fatto un film, un docufilm sullo yoga. Quindi da questo io deduco che sei una persona riservata. È corretto? È corretto. Il tuo documentario, secondo me, è fatto veramente bene, cioè veramente, lo dico sinceramente. E contiene una cosa che per me è sempre stata un pallino, cioè il tempo, l'esigenza anche di fare yoga viene anche dall'affanno che proviamo nel gestire il tempo. Perché poi quando entri nella pratica ti dimentichi dove sei, ma non ti dimentichi mai chi sei, ma nello stesso tempo anche. Quindi il tempo effettivamente svanisce. Ho apprezzato l'ortodossia di Walter perché, soprattutto in questo periodo dove lo yoga viene visto molto dall'aspetto esibizionistico o più fisico, Walter può essere un pochino il richiamo alle pratiche canoniche. Mi piaceva mettere un po', diciamo, le radici sono indiane e lui lo rappresenta molto bene, a mio parere. Che lo yoga è antico, è una disciplina antica, e quindi è tutto scritto, ci sono dei testi antichi e si fa riferimento sempre, secondo me, alla fonte. La fonte è lì. A me ha molto affascinato il paragone con la musica, no? La musica come lo yoga non te lo inventi, non ti improvvisi ed è una disciplina. Io volevo una musicista che facesse yoga perché è disciplina, perché è arte, perché è cultura. La trasformazione gentile. A me piace molto questo titolo, però vorrei che tu ce lo raccontassi. C'è sempre sicuramente una trasformazione nel momento in cui uno muove il proprio corpo verso qualcosa e poi perché non c'è per niente nessuna costrizione. Cioè, trovo che lo yoga sia bello perché lo scegli, scegli di farlo ed è gentile, non ti giudica, non ti sgrida, non devi essere performante, anzi ogni insegnante ti mette a tuo agio e ti dice ascolta. E quindi questo io lo trovo che sia parte della gentilezza. Una persona gentile è una persona che ascolta. Come, cioè, come lo yoga entra nella sua vita, oppure la musicista, oppure l'orologiaio, cioè quelle sono le storie che mi fanno capire veramente cosa significa lo yoga nel quotidiano. La signora è straordinaria, sì, sono d'accordo, è In vero. effetti è stata la testimonianza più bella dello yoga rispetto anche a chi a testa in giù, se in giù appunto fa shavasana 3 ore di seguito. Senz'altro lei è una testimonianza migliore, anche perché poi lo vedi, età a parte, che non ha un fisico atletico. No, no, non lo è proprio, anzi, però è proprio il bello anche questo. Sì, ma infatti è quello il bello, tu dici mai più, e invece... È che è una disciplina che può funzionare anche per una persona che non vuole sapere niente. Poi ognuno, giustamente, tu hai bisogno di sapere e vuoi sapere, non c'è un modo, ce ne sono tanti. Anche questo è molto bello, credo. Ma le cose che mi hanno più ingolosito sono proprio l'indiano, il medico di Helsinki, il centro di Boston, cioè di come le neuroscienze adesso stanno studiando. Cioè solo su quello, secondo me, meriterebbe un altro Sì, documentario. sono d'accordo. Se avessi un committente lo farei molto volentieri. Lo dobbiamo trovare, No, grazie. Ciao, Monica, ciao, ciao, ciao. ciao a tutti, Ciao a tutte grazie le Moniche. a voi. Liliana, ciao, ciao. Come faccio? Niente, chiudo, ciao. 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 Ciao.